Ingiustizie e soprusi ancora, ma la sanità è una raccolta di storie di vita quotidiana dei cittadini. Le racconta ogni giorno in radio e in TV Andrea Pamparana, giornalista e scrittore, attraverso la trasmissione L'Indignato Speciale. Cosa l'ha indignata maggiormente della Lombardia, di questo territorio lombardo? Purtroppo, anche nella mia Lombardia, perché io sono milanese, nato all'isola, ci tengo sempre a sottolinearlo, la burocrazia è il minotauro che cerca di divorare il l'ignaro cittadino. L'Indignato Speciale vuole, tenta in qualche modo di essere il filo rosso di Arianna che consente di uscire dal labirinto, ma è molto difficile. Io ho sempre pensato, beh, però la Lombardia vuoi mettere rispetto alle altre regioni. Poi purtroppo tante vicende anche recenti, vedi il Covid, ma non soltanto, mi hanno fatto, e anche le vicende che vengono narrate dai nostri ascoltatori, dai telespettatori che ci chiamano, ci scrivono, e purtroppo stiamo un po' perdendo quella che era la primazia, come si dice, il primato della capacità organizzativa di una regione che è comunque il motore in questo paese.